Adrio, ma mi sembri sempre più giovane, sempre più scattante, sei salito su Pozzo Impero in un modo fantastico. Che c'hai delle visioni? Stavo malissimo, sono semi-infortunato, però ci si sacrifica, mi diverto, lo faccio. Hai uno stile veramente, ma chi ti ha dato questa linea, diciamo, di movimento? Lo stile è qualcosa di innato, ce l'hai. O ce l'hai o non ce l'hai, comunque si può apprendere lo stesso, certo. Al di là della natura e ti dota di queste cose, puoi apprendere. Ma tu fai diete particolari per queste? Sì, sì? Tortelli, parmigiana, eccetera. E quanti anni pensi ancora di essere sulla cresta dell'onda? Parliamo di qualche giornata, di 3 o 4 giornate, poi siamo alla fine. No, è l'inizio del tramonto questo, però l'ho accettato, bello lo stesso. Certo, certo. Si va a decrescere lentamente. Però ti diverti sempre. Beh. Sì, finché mi diverto lo faccio, dopo non mi diverto più, cambio lo sport. I tuoi obiettivi futuri quali sono? In che settore? Nell'arrampicata. Nell'arrampicata non ho più obiettivi, ormai vivo la giornata così. Stare con gli amici, stare insieme, chiacchierare, è bella gente, ci sto bene, tutto lì. Vorrei aggiungere una cosa, mi piace continuare a frequentare l'ambiente dell'arrampicata anche per seguire i giovani che ci sono, per dargli dei stimoli, per incitarli ad andare avanti. Questo è un modo anche di continuare ad arrampicare, di vivere l'arrampicata. Sei un grande. Vai. La gente viene qui, chioda di vie, poi gli dà nomi così.